Buono! Siamo. Bravo. Tira, tira. Vai Angeloni, attacca la porta. Brava! Attacca! Noi la regaliamo ai giocatori, come andiamo rimango. Tu l'acqua. Oddio, dai, quasi quasi. A prende l'assistente. Adesso mi sono aiutato, lui intanto portava il fratello, quindi mi sono tolto due piedi. Storto. La gestiscono meglio. È solo quello. Solo, uomo! Dai! Solo, uomo! Quello è il problema. Non va bene. Mamma mia, che cazzo! Invece porco due ha preso tutte, oh. Dai, Matti, però, Scusa, sfrutti un grandissimo vantaggio. Vedi, guarda, vedi, in attacco sono solo in due adesso. Vedi. Bello, no, se non lo vedo. Buona. Oh, signore. Dai, vale. Tira, Vanni. Siamo qui con Kira, il portiere dell'Olanda, in questo fine partita che si è concluso 3-3 con il Belgio, l'ultimo gol subito a pochi istanti prima del fischio della fine. Un commento a caldo sulla partita. Purtroppo c'è rammarico perché comunque eravamo a pochissimi minuti dalla vittoria, quindi purtroppo c'è dispiacere per questo, ma l'importante è la prestazione, la squadra ha giocato bene, quindi ci prendiamo questo e va bene così. Il ruolo del portiere è sicuramente un ruolo molto complesso sia dal punto di vista psicologico e poi rapportato al pratico. Come lo vivi individualmente e con la squadra? Individualmente lo vivo come un piacere, come un divertimento totale. Ovviamente poi quando si scende in campo c'è l'assoluta voglia di vincere, comunque di portare a casa il risultato. Con la squadra c'è fiducia, c'è sostegno da parte di tutti i compagni ed è una cosa che sento quotidianamente. L'ultima domanda che ti faccio è: secondo te c'è ancora margine di miglioramento per la squadra? Se sì, di che tipo? Margine di miglioramento c'è sempre, quando si gioca a calcio non si arriva mai alla perfezione assoluta. E dobbiamo, penso, ruotare ancora i meccanismi nel migliore dei modi, ma sono cose che verranno col tempo, con le partite, conoscendoci meglio, comunque sono cose che vengono in automatico dopo un po' che giochi insieme. Quindi sono fiducioso per il torneo. E speriamo bene. Grazie mille e buona serata. A voi.
Siamo qui con Alessandro Parroni, il mister dell'Olanda. Un commento sulla partita, sulla prestazione della squadra. Una prestazione buona, 3-3, però all'ultimo un po' sfigati. Punizione che ci potevamo evitare. Potevamo evitare, dai, mister. Si poteva fare di più. Che cosa miglioreresti tu ancora all'interno della squadra? Un po' la difesa. L'ultima domanda che ti faccio, che prospettive avete per un ipotetico torneo? Come la vedete? Buona, bravo. No!